Amici di Video Varese, ci troviamo alla Schiranna con me il presidente della Federazione Italiana Canottaggio Enrico Gandola. Oggi è un giorno importante anche perché oltre a queste gare nazionali importanti abbiamo appunto anche l'opportunità di testare questa nuova struttura, questa nuova torretta che ci vedrà protagonisti per l'Europeo qui a Varese. Certamente, il Comune di Varese e la Provincia di Varese sono dei grandi sponsor dell'attività del canottaggio e abbiamo costituito assieme un comitato organizzatore per la realizzazione di eventi che culmineranno in questi anni con l'Europeo 2012, il Mondiale Master 2013 e il Mondiale Under 23 2014. Abbiamo avuto proprio in questi giorni l'ispezione della Federazione Internazionale che ha giudicato una grandissima potenzialità, ha dato un giudizio positivo sull'organizzazione, sullo staff della Protezione Civile che ha movimentato in totale 380 volontari, su questa nuova torretta offerta dal Comune di Varese e quindi ci sono tutti i presupposti per fare delle regate bellissime. I numeri che sono sempre le cose poi più sensazionali di questo europeo, quanti atleti si prevedono, quante squadre parteciperanno, i numeri di questo europeo? Ma guardi, abbiamo sicuramente la previsione di circa 650-700 atleti con una trentina di nazioni importanti, le più forti, quindi sarà un grandissimo spettacolo. Varese in vetrina per l'Europa, ma non solo, per tutto il mondo, con un lago che, continuiamo a ribadire, ha delle caratteristiche sempre più riconosciute per questo tipo di sport e poi fortunatamente una provincia che offre anche degli scenari naturali veramente splendidi. Sì, Varese è un'oasi felice per il canottaggio ed è universalmente riconosciuta, tanto è vero che c'è un hub australiano per la voga e per gli altri sport. Gli inglesi vengono da anni proprio qui alla Schiranna a fare i loro allenamenti estivi, abbiamo messo come base il settore signora maschile e il settore femminile, quindi anche la Federazione Italiana Canottaggio utilizza il lago di Varese per le sue peculiarità. Certamente lo scenario aiuta. Considerate che l'anno prossimo per i mondiali master abbiamo la previsione di avere 7.000 atleti e quindi 7.000 famiglie che verranno non soltanto per vedere le regate ma per visitare il territorio, si fermeranno mediamente una settimana, quindi è un indotto incredibile per la provincia di Varese che grazie alla lungimiranza degli enti e delle istituzioni può offrire e può poi tornare nelle tasche dei cittadini di Varese attraverso appunto gli esercizi commerciali, l'attività e l'indotto secondario. Insomma, mi sembra che ci sono tutte le carte in regola per organizzare veramente un bel europeo, uno scenario che si presta dal lago alle strutture e anche agli ampi spazi per accogliere centinaia e centinaia di persone. Uno dei punti di forza è proprio la capacità ricettiva di Varese, di questa struttura che ha degli spazi enormi e che sono adatti a svolgere manifestazioni di altissimo livello. E adesso così in linea generale come sta andando il canottaggio italiano nei confronti del resto del mondo? Siamo in crescita, abbiamo avuto l'ultimo mondiale di Bled 3 medaglie di su specialità olimpica e questo ci pone in una situazione importante e anche ci fa affrontare serenamente questa stagione sicuramente difficile. Cercheremo di qualificare, oltre ai 6 equipaggi già qualificati, altri 2 equipaggi perlomeno. Adesso il 20 maggio ci saranno le qualifiche a Lucerna e stiamo lottando per qualificare altri equipaggi, speriamo di qualificarne almeno 2 e ovviamente lavoreremo per centrare il podio olimpico che è la nostra ambizione, la nostra tradizione. Non sarà facile andare in Inghilterra nella Tana del Lupo a rubare le caramelle, ma cercheremo di farcela, stiamo lavorando per quello. Molto bene, noi a questo